È un piacere vedere così tante persone desiderose di ascoltare temi, tematiche particolari, molto importanti, però genericamente ritenute dalla maggior parte delle persone delle cose perlomeno bizzarre o comunque che sono tema di attività hobbistiche o di passione. Invece, sono temi che riguardano profondamente la nostra natura e anche la condizione del mondo e della società nella quale noi viviamo, noi italiani, occidentali, ma anche gli altri popoli del mondo che malauguratamente, per cause che credo tutti voi conosciate, non vivono perlomeno materialmente bene come viviamo noi. Tutto sommato, noi rappresentiamo una minoranza, abbassa un pochino, Ste. Rappresentiamo una minoranza, quella mi minoranza eletta, privilegiata, che può permettersi di pensare al cibo in termini di scelta e non in termini di carenza. Noi possiamo scegliere, senza che questo rappresenti un patema d'animo, il fatto che domani mangeremo, noi possiamo scegliere persino tra le innumerevoli qualità e caratteristiche del cibo. Per la maggior parte delle persone di questo pianeta non è così. Per la maggior parte delle persone di questo pianeta mangiare è un grosso problema. Cioè si alzano, non so se oggi mangerò. Quindi questo è un grande privilegio che noi abbiamo. Forse a volte ci soffermiamo su queste problematiche, forse no, però questa è una realtà che chi come me, per questioni di ricerca e di lavoro, viaggia spessissimo anche in luoghi dove la sofferenza è grande, è una realtà vera, non è solo un'immagine che vediamo in televisione. E spesso di questa situazione non ci chiediamo il perché, l'accettiamo, è sempre stata così, spesso io sento che mi rispondono le persone, la fame c'è sempre stata, le guerre ci sono sempre state, come se questa condizione fosse una condizione strutturale dell'essere umano che deve essere così e non si può fare nulla per cambiare. Invece non è così, anzi siamo esattamente all'opposizione. La nostra situazione planetaria è una situazione nell'ambito e nel novero delle civiltà extraplanetarie, una situazione estremamente anomala e molto molto grave. Non è facile per noi analizzare le cause che provocano questa situazione, perché sicuramente il sistema dell'informazione non aiuta molto per far sì che noi acquisiamo questa condizione di consapevolezza. Ma esistono delle cause ben precise che attengono alla natura dell'essere umano, alla natura di Dio, alla natura di ciò che noi chiamiamo bene e male. Noi come società occidentale siamo sicuramente coloro che detengono la massima espressione dell'avanzamento delle conoscenze e quindi della scienza, ma c'è un fatto su cui riflettiamo poco, anche noi, che siamo di cultura e di religione cattolico-cristiana, di fatto sappiamo ancora molto poco, praticamente niente, da un punto di vista scientifico, su che cosa siamo realmente noi. Non lo sappiamo. Frequentiamo degli ambiti, mediamente dico, e quando parlo frequentiamo intendo la società, non noi che siamo in questa sala, frequentiamo degli ambiti cosiddetti religiosi, dove si crede in qualche cosa, però di fatto ci ritroviamo in una situazione abbastanza strana, e adesso facciamo questa riflessione insieme. Noi ancora dopo migliaia di anni e secoli, alcuni secoli di sviluppo scientifico, non abbiamo la certezza scientifica di che cosa accada dopo la morte. Che non può essere un credo, perché la morte è un fatto reale, è un fatto reale che ci tocca. Nell'ambito della nostra vita ci tocca varie volte per amici, consanguinei, conoscenti, eccetera, eccetera. Personaggi famosi,
al quale in qualche modo ci siamo affezionati. Quindi la morte è un fatto normalissimo ed è molto strano che dopo migliaia di anni l'uomo non abbia una certezza scientifica su ciò che c'è dopo la morte. Esistono dei credo di vario genere e tipo, quindi noi cristiani, cattolici crediamo certe cose, gli induisti ne credono altre, gli islamici altre ancora, le 10 vergini e tutta quella roba lì. I pelle rossa ne credono un'altra ancora, però ci dovrà essere pure una verità. Non possiamo scioccamente pensare che il credo religioso determini poi la condizione del nostro post mortem. Questo sarebbe una sciocchezza. Quindi il post mortem esiste come dato di fatto, ma ancora noi non sappiamo che cos'è. Cioè non ne abbiamo la prova scientifica tale per cui qualsiasi uomo di qualsiasi razza, di qualsiasi cultura di questo mondo possa dire è così. Se io prendo questo bicchiere di plastica, lo faccio vedere a un induista, lo faccio vedere a un buddista, lo faccio vedere a un eschimese, lo faccio vedere a un cinese, rimarrà sempre comunque un bicchiere di plastica perché è la sua verità scientifica. Siccome il bicchiere di plastica è oggettivo, così come lo siamo noi, per similitudine di ragionamento, sicuramente anche la nostra condizione post mortem deve essere oggettiva e quindi non vincolata ai nostri credo. I credo vanno e vengono. Un tempo si pensava tutti che la Terra fosse piatta, era un fatto apparentemente evidente ai nostri occhi. Vedi, è piatta, piatta, anzi adesso è tornata pure in auge, io la chiamo la teoria della testa piatta, non della Terra piatta. Ma era solo un problema di proporzioni. Noi siamo molto piccoli di fronte a un pianeta che è molto grande e quindi con l'occhio noi non riusciamo ad abbracciare la curvatura che il geoide sferico possiede per sua costituzione. Eppure, nonostante tutto il mondo pensasse che la Terra fosse piatta, la Terra allegramente continuava a essere una bella palla che gira nello spazio. Quindi il dubbio è che anche su un tema così importante come quello della morte sia la stessa cosa. Noi abbiamo un sacco di credo, un sacco di opinioni religiose, tutte discordanti tra loro, ma io credo che il post mortem sia uguale per tutti gli esseri umani, a prescindere dai nostri credo. Se ci pensate bene, amici, questa è una situazione estremamente assurda. È anche pericolosa, perché noi alla fine campiamo poche decine di anni. Virtualmente nel post mortem ci stiamo un sacco di tempo. Quindi sarebbe opportuno capire che cavolo accade nel post mortem, perché se io mi devo preparare a questo trapasso e devo sapere a cosa vado incontro. Ora, un nichilista, materialista, razionale mi dirà: dopo il corpo non c'è nulla, tutto avviene nelle cellule, nei circuiti dei neuroni, non ho niente da eccepire. Ma è vero? Dov'è la prova? Poi arriva un altro e mi dice: no, noi siamo spirito e quindi nell'aldilà noi raccoglieremo il frutto di ciò che abbiamo seminato durante l'esistenza. Beh, sono due condizioni diametralmente opposte. Il fatto che noi non abbiamo una certezza scientifica su questo è indice che 1,5 miliardi di occidentali vivono una vita che è un tiro di dadi. Speriamo che mi vada bene, perché se io non ho la certezza di che cosa vado incontro è un bel problema, perché siccome alla morte ci vado incontro sicuro, talmente è un fatto certo che tra 200 anni, quindi non è tanto tempo, tutti i 7 miliardi di esseri umani viventi oggi, compresi i bambini che nasceranno tra stasera e domattina, saremo tutti morti. Quindi è un fatto che coinvolge l'intera umanità. Ora, se il post mortem dipendesse dai nostri credo, per conseguenza anche il nostro vivere dovrebbe essere conseguente al nostro credo, ma siccome vedo che tutti, induisti, buddisti, australiani, eschimesi, pelle rossa, cinesi,
Vatussi, pigmei, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, mi sa tanto che è così anche nel post-mortem, cioè che la legge scientifica del trapasso ci fa vivere una situazione specifica a prescindere dalle nostre personali opinioni. Quindi, se ha ragione il materialista nichilista razionale, per cui quando la carcassa viene portata in camposanto o cremata è finito tutto, a posto, sono d'accordo con questa società che è una giungla dove noi non collaboriamo, noi competiamo gli uni con gli altri, sgomitandoci o addirittura uccidendoci in maniera industriale con ogni tipo di genialità tecnico-scientifica per ammazzare in maniera sempre più efficace. Quindi se non c'è niente mi sta bene così, perché la legge della giungla vuole che il più forte soffochi e schiacci il più debole. E quindi siccome io vivo una sola vita e poi sparirò nel nulla eterno, beh, sta vita me la devo godere tutta. E guai a chi mi rompe le scatole. Quindi devo sgomitare, farmi largo, e chi osa mettersi sulla mia strada, devo farlo fuori. Noi ragioniamo così. Non noi popolo, ma i nostri potenti, coloro che hanno in mano le sorti dell'umanità, giocano a quel giochino che diceva la Lega Nord. No, ve lo ricordate? Io ce l'ho più duro. Dicevano così. Benissimo. Ma non abbiamo la prova. C'è qualcun altro che dice invece che esiste una legge tale per cui noi nel post-mortem raccogliamo il frutto di quello che abbiamo seminato, cioè la nostra qualità della vita nell'aldilà dipende da che cosa abbiamo fatto durante l'esistenza fisica. È un bel problema per il nichilista razionalista materialista, perché ci avrà una brutta sorpresa, così come sarà un grosso problema per quello che pensa che c'è lo spirito, perché muore e non c'è nulla. Come facciamo? Dovremmo prendere i credo, metterli un attimo di lato e ragionare scientificamente su questo.